questo era un luogo dove si faceva la manutenzione dei wagon lits. E la manutenzione veniva fatta dalla testa ai piedi dei vagoni, diciamo, no? Cioè qualunque parte del vagone veniva risistemata qua dentro. Quando i wagon lits sono stati tolti, questa fabbrica ha fallito. Ha preso un po' più piede quello che è il lato artigianale, quindi sono iniziati a entrare dentro una serie di artigiani, perché in realtà tutti i laboratori che venivano usati dall'azienda per fare il lavoro di manutenzione dei treni, con tutti i macchinari dentro, sono rimasti qua e sono tutti macchinari funzionanti, sono macchinari grandi, no? Che difficilmente una persona come me, per esempio, potrebbe avere. Sono arrivato al design perché un po' era una situazione che racchiudeva un po' tutte le caratteristiche di cui avevo bisogno, no? Prima lavoravo sulle due dimensioni, quindi con i quadri, i disegni, e a un certo punto è diventato un po' limitante, quindi mi serviva esprimermi con le tre dimensioni. Quindi ho iniziato un po' con le installazioni così, e poi piano piano sono arrivato al design, che ha un lato meno emozionale e più pratico, senza dubbio. E mi sono messo in proprio insieme a un mio caro amico che è Andrea Filippo Solari, che poi è diventato, cioè siamo diventati Rotalab. E quindi una mattina del maggio del 2006, su un molo del lago di Castel Gandolfo, ci siamo detti: ok, mettiamo su una cosa noi, no? E così è iniziato Rotalab. Quando la gente ci chiedeva: ok, ma che lavoro fai? A me non mi veniva da dire il designer, e abbiamo coniato questa parola che è artigianer, no? Nel senso che siamo degli artigiani molto creativi che fanno design, e design forse nell'accezione più radicale del termine, no? E cioè la progettazione e la realizzazione dei pezzi che disegnavamo, no? Io lavoro un sacco con gli avanzi trancia, che sono questi avanzi di lavorazione, che oltretutto sono dei pezzi bellissimi di legno, perché ovviamente per i tranciati usano dei pezzi bellissimi, che però hanno, diciamo, un limite. Il limite è che si acquistano più o meno in uno spessore del genere, no? E una volta piallati diventano, diciamo, più o meno un centimetro, 7 mm, un centimetro e mezzo a seconda dei pezzi. Questo è un tavolo, è fatto di due spessori, 10 mm e 7 mm. L'estetica di questo tavolo non è un'estetica disegnata prima a priori, ma piano piano, costruendolo, ha preso forma rispetto alle caratteristiche che deve avere per stare in piedi e per essere sufficientemente resistente. L'Italia è il paese del Made in Italy, no? Nel mondo. Il Made in Italy è le piccole botteghe artigianali. Credo che se si trova un modo, e se le nuove generazioni di artigiani riescano a sopravvivere, continuerà il successo del Made in Italy. Non credo che stia morendo l'artigianato, perché invece io vedo che ci sono tantissimi giovani che si stanno mettendo in gioco in questo lavoro, no? Proprio qui dove siamo, per me si è avverato un sogno, no? Cioè, dalla passione per le fabbriche abbandonate mi trovo a lavorare in una fabbrica che ora non è più abbandonata, ma lo è stata per un sacco di anni, no? Ci sono 18 finestre che illuminano il mio laboratorio, no? E quando c'è il sole, proprio che mi entra la luce, sai quei sogni, lo studio a New York con le vetrate? Ora ce l'ho, no? È veramente un sogno che si avvera.